Se vi dico vacanza, relax e comfort, a cosa pensate? Sicuramente a una barca. E se questa barca fosse anche stabile e dai volumi generosi, beh, non avrei dubbi. Scommetto che racer o cruiser pensereste proprio a un catamarano. Eppure nel mondo dei multiscafi sta piano piano emergendo una nuova attenzione verso i trimarani, ancora poco diffusi ma che in termini di vivibilità, spazio e navigazione hanno poco da invidiare ai cugini a due scafi. Come è il caso del NIL 47, ponte fra l'entry level 43 amatissimo in terra americana e il 51. La particolarità del progetto firmato da Mark Lombard è il Cochlun, crasi di cockpit e saloon. Il pozzetto e il quadrato si fondono in un solo ambiente grazie all'assenza di gradini, alle grandi porte vetrate scorrevoli e all'hardtop che si allunga dalla tuga fino allo specchio di poppa. Incredibili le dimensioni di questi due ambienti che sfruttano quasi per intero il baglio massimo di 8,30 m. Rispetto ai catamarani dove troviamo le cabine all'interno degli scafi, qui Lombard progetta un armatoriale altezza coperta, a dritta, con una bella finestratura a 270 gradi. Ogni scafo ha la sua armatoriale dedicata con bagno e l'ingresso avviene attraverso questo tambuccio. A prua invece sono presenti altre due cabine più piccole, il loro bagno è in condivisione nello scafo centrale. La timoneria dritta è rialzata per consentire allo skipper ampia visibilità su vele orizzonte. Le manovre sono naturalmente riportate accanto per una conduzione in solitario. In caso di brutto tempo, tutti al riparo della tuga, dove sono ben visibili le vele. Set di vele che spaziano da una generosa randa square top a un Genoa fino a una trinchetta di 20 metri quadrati. La superficie velica è poi saltata dalle forme degli scafi, affusolati e bassi sull'acqua, dal dislocamento contenuto di 10 tonnellate e mezzo. Proprio come le sorelle della gamma, il NIL 47 vuole essere un trimarano d'altura sportivo, dalle prestazioni adrenaliniche per girare il mondo divertendosi a vela ma sempre in sicurezza e comfort. Qualità che il cantiere punta a replicare nel nuovo attesissimo 52.